Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera in nature con il Bari. E ragazzi, siamo in un episodio fondamentale perché finisce il mercato in Serie A, perché siamo in Serie A ormai, lo sapete tutti. E poi c'è anche la partita con l'Inter, la prima di campionato, quindi mosse molto molto attente devo fare. Poi logicamente ragazzi ho anche impostato un po' di richieste per alcuni giocatori e vorrei anche provare a prendere qualche prestito. Vediamo un po', avanziamo però, belli rapidi. Ok, interrompiamo la simulazione perché ho visto Nenè venduto, quindi un minimo di soldi ce li siamo fatti. Allora, conferenza stampa, io andrei a elogiare l'Inter, così ce li mettiamo belli da parte. 250.000 euro come budget aggiuntivo. Vediamo quanti soldi abbiamo. Abbiamo, vedete, 4.053.000. L'ho detto che avanzavano un po' come soldi, ce ne davano qualcosa in più. Allora, impostiamoci un po' un attimo gli stipendi, mettiamo sui 15.000, così abbiamo ancora sui 3.008.000, qualcosina possiamo fare. Diciamo che forse giocheremo prima la partita con l'Inter e poi dopo vedremo un po'. Allora, vuole comprare Petriccione l'Empoli, vuole prendere in prestito. Ragazzi, io rifiuto perché secondo me può darmi una mano Petriccione quest'anno. Poi vi volevo far vedere che ho modificato un po' la formazione, infatti giocheremo così contro l'Inter. Ho messo Ivan a centrocampo perché è un giocatore molto tecnico, valido lì. Ho messo poi Martigno avanzato, diciamo non lo usiamo più come terzino, e Lombardi a destra. Quindi abbiamo rinforzato un po' tutta la squadra, l'abbiamo praticamente tutta sul 70 tranne i due centrocampisti, che però sono vicini al 70, molto molto vicini, quindi la crescita dovrebbe arrivare presto. Allora ragazzi, io direi che ci andiamo a giocare questa partita con l'Inter. Sarà subito un test importantissimo, bello tosto, non sarà facile, questo è sicuro, però noi ci proveremo. Leggenda, 4 minuti, sereno, si va nel match. Stadio San Siro ragazzi, chi se l'aspettava di andare a giocare a San Siro già dopo una stagione? Cioè, campo meraviglioso, guardate che coreografia che ci regala l'Inter, pallone di altri tempi, non so perché, vabbè, l'avrò impostato io non volendo. Ecco, subito Capitan Ranocchia, cioè diciamo che non poteva esordire così l'Inter, però vabbè. Il Bari, vedete, c'è una buona tifoseria, quindi sono andati tanti tifosi a Milano, questo significa che comunque il nostro Bari ci sta. Debutto giocatore Douglas, si è comprato dal Barcellona l'Inter, quindi belle queste grafiche. Ragazzi, cercherò di skipparle un po' di meno quest'anno in Serie A le grafiche, perché sono comunque abbastanza importanti. Inquadrato Eder, ragazzi, però io mi voglio andare a vedere la formazione dell'Inter, così vediamo un po'. Allora, 4-2-3-1 con Amumà a destra, Martins a sinistra, Borcavallero, Eder, con Dombia, Christensen, Douglas, Skriniar, Ranocchia, D'Albert e Padelli. Formazione interessante, non so se magari hanno venduto i cardi, non lo so, però noi ragazzi siamo carichi e andiamo. Bravissimo, vai Ivan, subito lo scambio, perfetto. Ecco Lombardi che si appoggia su Kozak, che difende il pallone e fa salire Busellato. Busellato, vedi, a rimorchio Cassani deve andare. Cassani prova il cross dentro, calcio d'angolo. Dai ragazzi, con questo calcio d'angolo proviamo a metterla sulla testa di Kozak. No, c'è Cassani, attenzione all'Inter con Amumà, che può effettuare il cross. Attenzione, la palla resta lì. Vabbè ragazzi, ma che gol brutto. Devo ammettere, un gol veramente brutto, un rimpallo lì favorevole. Mi sa che ha segnato tipo Eder, potrebbe essere lui il marcatore. Ma ragazzi, stavamo giocando veramente solo noi. Primo affondo dell'Inter, guardate. Madonna mia, che gol brutto. Vabbè, ci sta ragazzi, purtroppo. Certo, stavamo giocando veramente bene, ve lo ripeto, però pazienza, siamo sotto e cerchiamo quantomeno di pareggiarla. Ecco Fabio, ancora lui, tiene il pallone. La palla dentro, attenzione a D'Albert, il cross, deve uscire Mikai. Però c'è Cassani che riesce a recuperare il pallone. Vai Martigno, Martigno può correre sulla fascia. Martigno frena, vede a rimorchio qualcuno, però la palla viene recuperata. Attenzione all'Inter, il pallone per Borcavallero, fermatelo, bravissimi. Andiamo, ripartiamo. Zanellato, il pallone dentro per Lombardi.
che però si fa ostacolare da Dalbert che gli strappa il pallone ancora con Dombia. Chiudeteli, chiudeteli ragazzi, bravo Henderson, vai, vai così, ripartiamo belli rapidi. Ok, Kozak si deve appoggiare, può partire Martigno con la sua velocità. Vai Martigno che rientra, Martigno per Kozak, Kozak non ci arriva, maledizione. Andiamo a chiudere in qualche modo. No, Ateboer in ritardo, c'è Borja Valero che serve Der. Attenzione Der, c'è un uomo libero in mezzo e arriva il 2-0 ragazzi. 2-0 di Amumà, noi facciamo un cambio, mettiamo Piu al posto di Martigno, cambio suggerito. Ci siamo un po' scoperti e qui la nostra difesa non ha coperto bene e arriva la rete di Amumà purtroppo, però dai, ci può stare. Diciamo che dobbiamo stare un pochettino più attenti in queste occasioni, però dai, contro l'Inter a San Siro, una sconfitta, non dico che ci può stare, perché io voglio sempre vincere. Però ce la facciamo bastare, definiamo così. Bravo Henderson, vai, ripartiamo, ripartiamo. Perfetta questa palla, con Dombia, è un ragno, recupera tutti i palloni. C'è ancora Borja Valero che si gira, tiene palla. Ancora qui sale Dalbert. Dalbert, occhio che ha un buon mancino, cross dentro, riusciamo ad uscire. Poi Fabio, c'è Mikai al rinvio, vai Mikai. Ok, c'è Piu che tiene il pallone, Piu prova ad allargare verso Lombardi e finisce il match ragazzi, purtroppo una sconfitta per noi, 2-0 in casa dell'Inter a San Siro, che alla fine ci può stare, vedete, non ci sono stati grandi predomini da parte dell'Inter, soprattutto nel primo tempo, prima di subire gol ce la siamo giocata abbastanza bene, poi c'è stato un piccolo tracollo, ma ci sta una squadra abbastanza nuova, addirittura 94 di overall. Perché siamo saliti così tanto? Non lo so, però vabbè, non importa. È arrivata un'offerta di prestito per Corlù. Io direi che lo diamo in prestito perché non lo utilizzo e magari può abbastanza giocare lì la squadra Saint-Truden, lì come si chiama. Ok, allora, togliamo questa email. Sono curioso di questo finale di mercato perché voglio vedere un po'... Fatemi controllare. Ok, voglio vedere un po' la situazione, richieste che mi arrivano. Allora, facciamo un attimo gli allenamenti. Direi quelli dell'altra volta, tanto bene o male possiamo sfruttarli. Vediamo. Sale Ferrari. Ferrari, giocatore della primavera, diventa un 56. Quindi niente male. Dobbiamo vedere un po' queste richieste di informazioni, se no dobbiamo andare noi a cercare qualcosa, soprattutto prestiti. Ecco qui, forse è arrivata qualche email interessante. No, partita spostata. Corlù, accettato di trasferirsi in prestito. Perfetto, poi partita spostata, conferenza stampa. Togliamo queste email abbastanza inutili. E quindi ultime 10 ore di mercato, ragazzi, avanziamo. Ok, spero mi arrivino queste offerte, meglio queste richieste. Arriva un'offerta per Mattia Cassani, 560.000 euro. Ragazzi, io rifiuto perché Cassani mi serve, dico la verità, cioè non posso privarmi di un giocatore come Cassani. Dai, la richiesta di informazioni mica arrivano fino a 6 ore, poi me la vedo io ragazzi, perché non è possibile che non arriva nulla. Vediamo, niente da fare, dai, a 6 ore, se non arriva niente ci regoliamo noi ragazzi. Cioè io ho chiesto informazioni ma non mi arriva nulla, veramente nulla, e quindi ragazzi ora mi regolo io. Ok ragazzi, ho selezionato un po' di giocatori qui nel lab di mercato. È brutto perché non sai l'effettivo valore di alcuni giocatori, quindi vai un po', non dico a caso, ma alcuni giocatori non sai quanto offrire. Però giochiamocela. Allora, un giocatore che ho visto ragazzi interessante è questo Emerson della Roma, Emerson Palmieri. Io lo vorrei provare ad acquistare in prestito. Non si può. Allora proviamo ad acquistarlo. Magari proviamo a strapparlo per una cifra veramente bassa, però sappiamo che è abbastanza complicato. Cioè ragazzi, secondo voi mi si può bloccare il gioco così? Cioè schermata nera, io col joystick non posso fare nulla, cioè né andare indietro, non posso farci nulla. Cioè ditemi voi se è normale questi bug di questo gioco. Boh ragazzi, non vorrei che ora, diciamo, togliendo il gioco perdo pure quello che ho fatto fino ad ora, anche la partita con l'Inter. Però ragazzi, vi aggiorno appena sblocco. Ok, pare che si sia sbloccato, spero, ma queste cose mi mandano in bestia. Allora riproviamo per Emerson, contatta per acquistare, sperando non si blocchi ancora una volta. Ok, ora pare che va.
9 milioni e mezzo il suo valore. Vediamo qualche scambio magari se può interessare. Io ci metto sempre di sé, ma giusto per capire il ruolo. Che cosa cercano? Difensore centrale. Ma difensore centrale chi gli posso dare? Proviamo a rimetterci Capradossi, tanto comunque è un giocatore già loro. Offri altro giocatore. Vabbè, facciamo offerta del cartellino, ragazzi. Dato che è pure in scadenza, io provo praticamente i miei 3 milioni secchi, ma penso che ci rideranno in faccia. Però non si sa mai, fai un colpo del genere. No, ok. Quindi salta questa trattativa, ragazzi. Ciao Emerson. Poi voglio provare a prendere, se si può fare, Conti in prestito. No, no, non si può fare, ok. Poi Garritano volevo provare a prendere in prestito, anche lui, vabbè, non puoi prendere nessuno in prestito. Vediamo Cherry, ok, Cherry si può provare a prendere in prestito, ora che è alla Juve. Cominciamo, un anno, dai, un anno, si può fare, d'accordo, siamo felici di cedere Cherry in prestito per un anno. Oh, buono. Vabbè, facciamo 50 e 50, dai. Si può fare? La proposta di dividere lo stipendio di Cherry 50 e 50 ci sembra giusta. Ok, gli pago il 50%, ragazzi. Di Cherry tanto non prende proprio tantissimo di stipendio, quindi Cherry ce lo siamo portati a casa, ragazzi. Quindi ok. Vediamo se c'è già nella rosa. Non lo so sinceramente se lo mette già oppure bisogna avanzare. No, probabilmente bisogna un pochettino avanzare. Va bene, allora andiamo avanti, sempre nella nostra app di mercato. Cherry, questo Almuvalad, ragazzi, mi piace un botto. Però proviamo per il prestito, no, non ce lo fa fare. Proviamo ad acquistarlo, però vedete, io non so il valore effettivo. Quindi ora non so come andare a... vediamo, allora, facciamo prima uno scambio. Facciamo, noi ci mettiamo sempre Sissé, ormai è chiaro. Magari interessa. No, vogliono difensore centrale, ok. Allora facciamo offerta per il cartellino, offriamogli... Ma quanto può valere questo giocatore, ragazzi? Facciamo 900.000 euro e vediamo. Ok, vale molto di più, ragazzi, ci ha mandato a quel paese. Poi, allora, questo Calabresi, ragazzi, la Roma vuole cederlo in prestito, quindi io me lo andrei a prendere per avere una rosa leggermente più lunga senza pesare troppo su stipendi. Vari, quindi vediamo. Ok, in prestito per un anno, 60-40, io direi perfetto, veramente perfetto. Quindi chiuso anche Calabresi, due giocatori in prestito presi, ragazzi. Ora vediamo se riusciamo a chiudere qualcosina. Allora, madonna, ragazzi, Barella mi fa impazzire, cioè mi piace veramente un botto Barella. Proviamo la trattativa per Barella. Sarebbe un colpo assurdo nel nostro Bari, però lui vale 7 milioni e mezzo. Facciamo prima qualche scambio, tanto già so che chiedono difensore centrale, ormai è una routine. Vediamo, difensore centrale, ecco, ok. Offri altro giocatore, ok, proviamo a offrirci Masi che vale 1 milione, vediamo se interessa quantomeno. Purtroppo Masi non ci interessa. Ok, Masi non interessa, vediamo se può interessare un... No, Bani non lo voglio dare, vediamo Krešić se può interessare. Non ci interessa neanche Krešić. Che vi devo dire, ragazzi? Proviamo Capradossi, ma dubito possa interessare. Non ci interessa. Ok, allora, offerta cartellino classico. Vale 7 milioni e mezzo. Offriamo tutto quello che abbiamo, ragazzi. Cioè, più di così non è che posso fare. Facciamo 3 milioni e 8. Spero non ci ridano in faccia, ma dai. È una cifra onesta. Vabbè, ragazzi, ma è impossibile trattare con queste squadre. Vabbè. Allora, vediamo un po' Andersen in difesa. Vediamo, contattiamo per acquistare. Anche qui non so il suo valore effettivo, quindi devo andare un po' a senso. Facciamo sempre scambio, tanto prima o poi qualcuno deve interessare. Sì, sì, secondo me. Vediamo. Ok, quindi un terzino. Potrei darti Scalera. Dai, dimmi che ti interessa, dimmi che ti interessa. Oh, interessa Scalera, ragazzi. Aggiunta di un conguaglio, 3 milioni e 6 come conguaglio. E che diamine. Fai nuova offerta. No, ragazzi, è troppo. Facciamo, vediamo se per 1 milione e 8 si potrebbe chiudere. Dai, ragazzi, dai, trattiamo, dai. Oh, vogliono 3 milioni e mezzo. E che diamine, no, ragazzi. Cioè, è troppo. Assolutamente troppo, 3 milioni e mezzo. Facciamo 2 milioni secchi, dai. È un buon difensore centrale, veramente forte.
però non vorrei dargli tutti quei soldi. Dai, 2 milioni, veniamoci incontro. Ah, che palle, raga, niente. Facciamo una nuova offerta. Doro, 3 milioni e mezzo non si muovono. Allora, facciamo così, facciamo 2 e 9. Dai, 2 e 9 penso che ci avviciniamo un po'. Trattiamo, dai. È un'offerta più allettante, accettiamo, arrivederci. Ok ragazzi, buono, buono. Questo difensore centrale, no, come Anderson, 22 anni, della Sampdoria, non è affatto male. No, perché l'ho tolto? No, ah ok, è qui. Offriamo il contratto ragazzi, vediamo. Spero non voglia tanto, sarebbe buono. Diamo un difensore che non utilizziamo, ci prendiamo un bel difensore centrale. Mettiamoci, secondo me importante, potrebbe servire. Vediamo, magnifico, era ciò che volevamo. Ma questo è forte ragazzi. Ok, io gli darei i miei 4 anni. Vediamo, ci soddisfano, perfetto. No, direi di no. Ok, accetta. Archiato questo aspetto, è tempo di parlare dello stipendio. E quando vuole di stipendio questo ragazzi? Non lo so proprio, facciamo, mettiamoci un 8.000 e poi vabbè, tanto lo adeguano sicuramente. No! No raga, volevo mettere... Guarda com'è rimasto male ragazzi l'avatar. Comunque, secondo me è fatto malissimo questo sistema, perché mi toglie la possibilità di mettere l'ingaggio e poi lo devo aggiungere io, non sapendo poi principalmente quanto vuole. Vabbè. Quindi non si può assolutamente, va bene. Allora proviamo a trattare per conti a questo punto, anche se 11 milioni è tantissimo, però magari qualche scambio. Offerta per il cartellino, no, che offerta per il cartellino, scambio. Vediamo che cosa interessa, non mi dici pure tu difensore centrale. Ah, un'ala destra interessa, ma alla destra io c'ho solo Ivan. Vediamo se interessa Ivan, però poi andrei... siamo disposti, oddio. Vabbè ragazzi, vogliono 17 milioni. Ma sono impazziti. Offriamo tutto quello che abbiamo e tanto ci rideranno in faccia. No, ok, ciao pure a te Conti. Comunque, secondo me sbagliatissime le trattative in questo modo. Quindi ora vado a vedere qualche altro giocatore ragazzi. Ok, ho selezionato altri nomi, diciamo che sono più tentativi tutto sommato, però vediamo, allora, alcuni sono prestiti. Prestito come è Teio dalla Juve, che come sapete l'anno scorso mi ci sono trovato veramente bene, un ottimo centrocampista. Anzi, sapete che vi dico? Io provo proprio ad acquistarlo, perché il suo valore non è altissimo e mi piacerebbe portarmelo a casa. Allora, vediamo, anzi, facciamo scambio, vediamo chi interessa, anche se so già che farò solo l'offerta per il cartellino. Mi piace portarvelo in live, farvi vedere anche le cose sbagliate magari che faccio, però voglio provarci. Allora, facciamo offerta per il cartellino, lui vale 3 milioni e 3. Io direi che proviamo a chiuderlo per 2 milioni secchi, secondo me potrebbero anche trattare. Madonna mia, cioè me l'hanno proprio sbattuto in faccia questo giocatore, va bene. Ragazzi, io vorrei provare clausola regissoria 6 milioni e 7 Hakimi del Real Madrid. Allora vediamo dopo. Per il momento Pellegrini, proviamo il prestito. No, ok, non me lo fa fare. Piazza non ne parliamo. No, Piazza in prestito si può provare a quanto pare. Vediamo, madonna, immaginate se riusciamo a prendere Piazza in prestito. Tanto per un anno si può fare, che dite? Ok, Piazza in prestito per un anno. Io vorrei fare, vediamo, io massimo facciamo 20 noi e 80 voi. Vediamo se si può fare. Non era quello che avevamo in mente. Ok, 60-40. Facciamo, dai, facciamo che a me facciamo 50 e 50, che è uno stipendio altissimo. D'accordo, ok, 50 e 50 ragazzi. Quindi Piazza in prestito per un anno, secondo me fenomenale. Poi vediamo qualche altro giocatore. Bonazzoli potremmo prenderlo a titolo definitivo, però per il momento lasciamo stare. Garritano, Ninkovic, ragazzi, Ninkovic mi piace un botto come giocatore, però effettivamente non so quanto vale. Questa è una cosa che, vi ripeto, non mi piace, perché non arrivano subito le richieste informazioni. Quindi vediamo, allora, facciamo offerta cartellino. Ma tanto 3 milioni questi ci ridono in faccia ragazzi, ormai funziona così. Che ne dice di 4 milioni e 3? Non ce la faccio a 4 milioni e 3. Oddio, ce la faccio, ma giusto giusto. C'è una controfferta.
Fai una nuova offerta, facciamo 3 milioni secchi. Anzi, facciamo 3 e mezzo, dai, 3 e mezzo, veniamoci incontro, mannaggia a voi. Che sarebbe ottimo, Ninkovic, 3,9. No, 3,9 neanche. Fai nuova offerta del cartellino, 3,9 no. Facciamo 3,7, dai. Proprio ultima offerta che ti posso dare. Avanziamo, vediamo. Mi sembra un'offerta equa. Madonna, raga, Ninkovic alla grandissima tratta. Bello, Ninkovic a titolo definitivo, ragazzi, è tantissima roba. Vediamo. Il ruolo nel club è cruciale perché gioca titolare poi a centrocampo. Ok, è un pochettino più giocatore da fascia, magari. Però io lo vedo bene anche come centrocampista. Durata contratto gli metterei 4 anni. Vediamo. I termini dell'offerta ci soddisfano. Procediamo. Ok, raga, non vorrei saltare troppo, semplicemente perché... non vuole mettere la clausola, me va bene, non vorrei saltare troppo perché poi non mi esce lo stipendio e poi lo vado a perdere e mi dà fastidio, vi dico la verità. Quindi voglio stare attento, non skippare perché in teoria mi dovrebbe dire lui quanto vuole di stipendio. Parliamo di soldi, ok, vediamo, vediamo. Dai, non mi chiedere troppo stipendio, che guarda lì, non ho più soldi. Cioè, ormai sono praticamente finiti. Vedi, perché mi mette così lo stipendio? Io che ne so lui quanto vuole. Stipendio attuale non me lo fa neanche vedere. Fatto male sto gioco da questo punto di vista, ragazzi. Mettiamo un 16. Ma io non so proprio come gestirla questa cosa. Allora, stipendio 14 a settimana, clausola dopo 20 presenze. Ma non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo questi soldi, ragazzi. Dobbiamo modificare un pochettino. Questo è il massimo che possiamo offrire. E mi sa che allora non riusciamo. Vabbè, e quindi ragazzi non si riesce a chiudere. Vabbè, vi ho detto, vi porto anche queste trattative qui che sono difficili, ma bisogna provarci. Vediamo Agi. Ma Agi quanto costa? Penso tantissimo, sicuro. Allora, mantieni per saltare. Offerta cartellino, mo gli do tutti i soldi che ho, tanto di più non posso fare. 3 milioni e mezzo, dai, dai. Ma questo vale un sacco di più secondo me. Siamo soddisfatti. Oddio. Raga, non me l'aspettavo. Questo è un giocatore che secondo me vale un botto. Ah, ok, durata contratto 11 mesi però, per quello. Vabbè, tanto alla fine, ragazzi, questi soldi poi a gennaio non saprei come spenderli. Sinceramente voglio creare una squadra base già da adesso, quindi ci sta. Magari potevamo pagarlo anche di meno, secondo me. Però mettiamoci importante, vediamo se va bene. Era ciò che voleva. Madonna, Magi. Boh, non me l'aspettavo. Facciamo 4 anni. Intanto qua c'è sempre il bug dello stipendio. Ok. Ignora clausola recissoria. 12.000 stipendio. Vabbè, si può fare, ragazzi, si può fare. Quindi ci siamo portati a casa Agi, alla grande. Vediamo quanto c'ha di overall. Vediamo, sale l'overall qui intanto. Vediamo, 66. Questo arriva subito a 70, ragazzi. Favoloso Agi. Poi a titolo definitivo può fare un sacco di ruoli. Quindi perfetto. 19 anni solamente. L'ho pagato forse un po' troppo, lo ammetto. Cioè, potevo pagarlo di meno. Però vabbè, ormai è andata così. Quindi dai, diciamo mercato quasi chiuso. Anzi, direi chiuso se non arriva qualche offerta particolare. Vediamo, ultime ore di mercato, presentato Agi. E ora arrivano 4, ecco, lo sapevo. Allora, Marco Piazza arriva, Calabresi, Cerri, Alessandro Berardi, il Brondby. Te lo do subito, così lo fai giocare, accetto offerta. Perfetto. Ah, è arrivata un'offerta pure per Iocolano, ora l'ho vista. E ragazzi, io Iocolano a questo punto lo vendo. Lo vendo perché comunque c'ho Piazza lì, c'ho buoni giocatori e ci faccio cassa. Alla fine c'ha 28 anni, ci sta come offerta. Quindi mercato che nel finale ci regala sicuramente emozioni, devo dire. Quindi avanziamo. E ora abbiamo sistemato un sacco la squadra, ragazzi. Secondo me ora è molto più competitiva con i nuovi acquisti. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Alberto Masi, 1.400.000. 1.400.000. Proviamo a trattare, ragazzi. Voglio almeno chiedere 2 milioni se proprio lo devo vendere, perché vorrei prenderci un po' di soldi. Allora, fai nuova offerta. Io voglio chiedere 2 milioni secchi.
per 2 milioni secchi lo do, anche se questi non me li daranno mai 2 milioni secchi, però vediamo. Massimo che possiamo offrire. E allora rifiuto, raga, me lo tengo. Cioè, non lo do a questa cifra. Secondo me non vale la pena. Allora, avanziamo un po' per finire le ore di mercato. Ok, Berardi l'abbiamo dato in prestito. Perfetto, l'abbiamo ceduto. E direi che si chiude qua il mercato. Ok, stop trattative Simone Iocolano. Maledizione, vabbè. Rapporto osservatori, vediamo. Ok, va bene, va bene. Allora, giocatori impegnati con i nazionali, sempre solo Kozak. Ultimo giorno di mercato, stop trattative. Ok, quindi ragazzi, ora ci andiamo a vedere, prima di chiudere l'episodio, giusto la rosa. Allora, vediamo i nuovi acquisti in prestito, però sempre nuovi acquisti sono. Allora, abbiamo un bel Piazza 78, ragazzi, favoloso, lo mettiamo subito qui. Poi, vediamo, abbiamo Cherry che è un 72, io gli faccio fare il titolare, ragazzi. Cioè, lo scambio un po' con Kozak, questo sicuramente, però principalmente fa il titolare Cherry. Cioè, questi prestiti li dobbiamo sfruttare. Poi Martigno pure me lo porto, assolutamente. Posto di Guidi, Petriccione primo centrocampista sostituto. Poi abbiamo anche Agi, mamma mia, anche Agi che è un 67. Abbiamo Masi, abbiamo Calabresi che può darci una mano. Agi, vabbè, Agi lasciamolo qua, magari. Poi ce lo gestiamo. Dai, adesso ragazzi è competitiva, soprattutto in attacco. Abbiamo rifatto il tridente d'attacco, centrocampo molto buono, secondo me, appena crescono poco poco Zanellato e Busellato. In panchina abbiamo giocatori come Martigno, Piu, Kozak che possiamo sfruttare, e anche giocatori come Capradossi, Agi, Masi che possiamo utilizzare, anche Rajcevic. Ok, allora salviamo. Quindi ragazzi, io direi che questo episodio può finire qui. Spero vi sia piaciuto questo finale di mercato, subito con l'Atalanta la prossima partita. Niente, tanti mi piace, iscrizione al canale, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.